Buonasera e bentornati alla Casa dell'Energia di Arezzo per questa nuova puntata di Nero su Bianco presentato dalla Fonderia delle Idee. Questa sera parleremo davvero di una fucina di idee, la Fondazione Verso, che si occupa di progetti educativi e formativi, è uno dei partner della Casa dell'Energia. Per questo saluto il suo direttore della Casa dell'Energia, Fabio Mori. Benvenuto e bentornato. Salve a tutti, buonasera. E poi vado a salutare proprio la Fondazione Verso, a cominciare da Francesca Barbagli, psicologa. Buonasera. Buonasera, salve. E poi abbiamo Elena Sensini, rappresentanza dei giovani, no, che sono coinvolti da questa fondazione. Buonasera Elena. E poi Marco Montanari, sempre della fondazione. Buonasera. Buonasera. Allora Fabio, so che la Fondazione Verso, diciamo, che ha iniziato questo percorso con voi fin dall'inizio, da quando è nata la Casa dell'Energia, no? Ci spieghi un po' come è nato questo rapporto e che cosa è nato poi nel tempo? Sì, come ricordavamo prima con Alessandra, appunto, quello che ci ha poi accomunato sin dall'inizio, cioè nel senso la creazione, la volontà di creare un posto dove i giovani, i ragazzi della città potessero riunirsi per in qualche modo dare sfogo alle loro idee. Ci siamo incontrati poi perché avevamo un'amica in comune, che è Micaela, che tra l'altro salutiamo stasera. E come dire, poi la creazione di quello che oggi è un pilastro della Casa dell'Energia dell'Urban Center è appunto quello della creazione dell'Urban Creativity Lab, che raccoglie in sé delle attività che poi sicuramente verranno spiegate successivamente, e la forza con la quale i progetti e la mission della fondazione sono stati portati innanzi sin dall'inizio. Ci siamo sistemati in questi spazi insieme e abbiamo creato insieme poi questi eventi, che è l'ultimo ricordo che poi ha un po' preso anche tutta la struttura e con la nostra partecipazione, che è stato Verso Wonderland, che poi diciamo ci saranno anche delle immagini che lo ricordano. E quindi con Francesca diciamo c'è stato subito un intento comune. Devo dire che anche lo sviluppo è stato inaspettato, perché l'adesione di questi ragazzi e i progetti nati sono stati veramente tanti. E niente, io volevo un po' che Francesca ci parlasse di questo, perché insomma per me è un motivo di grande vanto e ho proprio scelto infatti come ospite diciamo di punta di stasera e poi anche diciamo in questo nuovo format che, come abbiamo visto, sta veramente andando bene. Siamo contenti insieme ad Arezzo TV di portare avanti queste puntate. Quindi, come siete riusciti in questo intento? E un grande ringraziamento di nuovo. Guarda, voglio partire anch'io da dove sei partito tu, cioè dal luogo, perché il luogo per noi significa tantissimo. Questo luogo era un luogo chiuso, cioè era aperto ma ancora non abitato. E quando ho cominciato a immaginare questo progetto, all'inizio era nella mia mente, poi per fortuna si è subito estrinsecato con tanti amici di varie età che hanno contribuito proprio a crearlo. Però quando io pensavo a questo progetto mi sono detta, principalmente un progetto che riguarda i giovani, che riguarda gli adolescenti, ha bisogno di uno spazio adatto. Deve essere uno spazio giovane, deve essere uno spazio centrale, però io volevo che avesse anche il sapore un po' antico della nostra città e che mettesse insieme le due cose. Vedendo da fuori questo spazio e vedendo che era stato riallestito per la città, ho sperato con tutte le mie forze di poter entrare qui e trovare uno spazio adeguato. E devo dire che questo pensiero è stato sufficientemente forte da incontrare amici comuni che ci hanno messo in relazione. Io quando ho visto questo spazio, quello più piccolo che stiamo utilizzando noi, ma tutto lo spazio che è un alveo, proprio è una fucina, veramente è rimasta una fucina di energie e di forze, ho pensato che era il luogo adatto. Quindi dobbiamo anche dire che anche questo luogo è un luogo che ci aiuta a pensare a dei progetti. Intanto perché è un luogo antico, bello, e ed è aperto ma protetto, no? Questo cortile interno dove si può stare, si può trovare un modo per incontrarci, questi spazi grandissimi e altri più piccoli, più intimi, veramente aiutano a creare quello che è il cuore
pulsante di una sorta di casa in cui noi vogliamo che ci sia uno spazio di libertà e di creatività. Quindi lo spazio è utile, insomma, in questo. Poi questo, diciamo, è uno dei progetti che la Fondazione fa qui in Italia. Sì. E poi però, nel senso, la storia della Fondazione Verso, prima Associazione Verso, mi ricordo all'inizio, eravate associazione, poi vi siete trasformati in questa forma giuridica anche più importante, avete preso spessore a livello regionale. Ecco, gli altri progetti, perché fate anche progetti internazionali? Sì, sì, la fondazione, questo progetto Aretino è uno dei progetti italiani ed è l'unico progetto italiano al momento che è dedicato ai giovani, ai ragazzi. Per noi è anche un progetto pilota, cioè noi insieme anche proprio ai ragazzi vogliamo trarre da questa esperienza che ormai sono 2 anni e oltre che va avanti, vogliamo trarre quelle linee, diciamo, programmatiche da poter utilizzare come proprio anche un nucleo che possa essere utile per creare altrove questi stessi progetti. Quindi è un progetto a cui la Fondazione tiene in modo particolare. In Italia ci sono altri progetti, per esempio progetti di formazione degli educatori e anche degli insegnanti. Insieme all'Urban Center abbiamo creato con Marco un progetto di formazione, per avere un'idea, per gli insegnanti della scuola superiore, che si chiama Vita in Crescita, e quindi rivolto al contatto tra i docenti e i ragazzi adolescenti, e l'abbiamo messo in opera l'anno scorso con 70 docenti del liceo psicopedagogico Colonna, approfittando dell'appoggio del preside Maurizio Gatteschi, che ci ha dato molta fiducia. E quindi questo è un altro progetto, un progetto formativo non solo per la città di Arezzo, perché ci sono progetti formativi per educatori in tutta Italia sostenuti dalla Verso. E poi un altro progetto che è educativo ma in senso molto lato della Fondazione, è rivolto a tutti, ma forse a un target più ampio, anche se, insomma, vedremo che anche con i ragazzi è possibile fare questo, cioè il progetto di mettere a fuoco quelle pratiche meditative che accomunano tutte le discipline e le pratiche religiose e non, cioè tutte quelle pratiche meditative in cui l'ascolto interiore e l'utilizzo di spazi di quiete mentale sono utili. E ormai per fortuna abbiamo una parola oggi che ci aiuta a tirare fuori, diciamo, dagli aspetti ecclesiastici che con tutto rispetto rispettiamo, che la parola è mindfulness. Tutto quello che riguarda la mente, la quiete, è utilizzato addirittura nelle aziende, è utilizzato nelle scuole, è utilizzato laddove, cioè c'è bisogno di imparare a sentire e a pensare bene, con quiete. Insomma, questo è un progetto, anche questo, della Fondazione, quindi di mettere insieme tante diverse discipline che possano mirare però a questo spazio interno. Questo è bellissimo. Poi dopo ne parliamo meglio, questo aspetto, no, diciamo, dello spirituale, al di là anche, come dite, delle religioni, che poi la spiritualità, c'è una spiritualità comune, no? Anche un po' alle varie religioni, al di là di quelle che sono le differenze, in un'epoca poi, no, in cui il frastuono, il rumore e la perdita, social network, tra l'altro sono usciti dati inquietanti, poi se volete dopo ne parliamo, di una ricerca Norton, quelli che fanno l'antivirus per intendersi, che hanno intervistato circa, mi pare, 7.000-8.000 genitori, e hanno detto che il passatempo preferito dei bambini è ovviamente lo smartphone, sul quale passano oltre 2 ore al giorno, pensate, davanti a questo schermo, e c'è una sorta di frustrazione di questi genitori, perché da una parte sono preoccupati delle conseguenze, dall'altra però sanno di essere un modello negativo, perché sono i primi loro che danno poi questo esempio. E quindi poi qui il tema ovviamente è molto ampio. Chiedo ad Elena, perché oggi, no, si parla spesso, coinvolgere i giovani, no? È uno un po' dei filoni, no? Giustamente. Tu come sei entrata in contatto e che cosa hai trovato in questo mondo della Fondazione Verso? Allora, io ho conosciuto la Verso circa un anno fa, tramite altri ragazzi, che forse è stata anche la spinta che mi ha convinto a venire, perché l'esperienza di un ragazzo che comunque ha la mia età e la passione con la quale mi spiegava appunto cosa fosse la Verso e cosa di bello avesse trovato all'interno, mi ha poi spinto a venire e a trovare un po' una seconda casa.
Niente, qui all'Averso è un posto che, come ha detto Francesca prima, è ristretto ma è anche abbastanza accogliente, e la cosa secondo me più bella, o comunque una delle cose molto belle di questo progetto, è il fatto che ti puoi ritrovare in questo posto, non conoscere nessuno o quasi nessuno, e comunque non sentirti a disagio, ma anzi sentirti a tuo agio e capace di esprimere le tue idee, le tue emozioni, senza aver paura che nessuno ti giudichi, che secondo me è abbastanza importante, almeno per un adolescente come me. Cosa che invece non sempre capita, magari a no, scuola, in altri ambienti, in altri contesti. È molto difficile. Quindi c'è questa opportunità, insomma, che non è certamente da poco. Si può giocare a palla nel... Ogni tanto veniamo come nei condomini, sai, ogni tanto... Cioè, ogni tanto mi chiama, lui mi fa, senti, ti voglio dire una cosa, io dico, l'hanno fatto i ragazzi. Hanno tirato una palla nella quella del carrello. No, quella del carrello. Avevano preso un carrello della spesa. E era un gioco fantastico, perché comunque trovato, era creativo. No, certo, non rubato. No, non rubato. Però per dire, nel senso, come insomma, i ragazzi creano tanto colorito, insomma, sì, sono importantissimi. Diciamo che c'è una voce. Insomma, è un piacere, insomma, averli qua. Marco, di cosa ti occupi per la fondazione? Ma io insieme a Francesca coordino le attività, sono presente fisicamente tutti i pomeriggi e in più insegno, sono un educatore in alcuni di questi corsi. Sono un filosofo di formazione, quindi il mio interesse principale è cercare di capire in che modo uno spazio come questo può servire a capire il mondo che abbiamo intorno e a pensarlo in maniera diversa. E uno dei modi con cui possiamo farlo è cercare tutte le manifestazioni di idee, di racconti del mondo che normalmente l'educazione non considera, ad esempio le serie TV, i film, ma anche molti aspetti della vita quotidiana, e utilizzarli per tirare fuori il modo in cui questo mondo lo pensiamo, quindi il modo in cui questo mondo lo costruiamo e lo costruiremo in futuro. E oltre a questo, insieme a Francesca, ma in realtà insieme a tutti i ragazzi, stiamo anche cercando di capire in che modo noi tutti questi elementi li possiamo utilizzare per tirare fuori un modo di educare diversamente. Noi sappiamo che siamo al centro di una grande trasformazione. Abbiamo creato un mondo che è il mondo del digitale, in cui per la prima volta stiamo creando un secondo mondo che si affianca al primo. La nostra mente è diversa, siamo tutti mutati, come quei pesci che uscirono dall'acqua molti, molti millenni fa trasformandosi in mammiferi. E in questo momento non sappiamo più bene che cosa stiamo insegnando, come lo vogliamo fare e perché. E quindi tutte queste esperienze, questi esperimenti servono a trovare insieme, non noi adulti, più adulti, rispetto ai ragazzi, un modo di costruire il nuovo, ma trovarlo veramente unendo tutte le forze, le energie, i desideri, le risorse. Solamente menti che sono cresciute all'interno di questo mondo possono trovare un modo per trasformarlo. E noi siamo qui per cercare di tirare fuori il meglio da questo e ricostruirlo. Da filosofo, come vedi il mondo giovanile, nel senso viene anche come viene presentato, no? dai mezzi di informazione, cioè viene presentato peggiore di quello che è, perché ovviamente si tende magari a enfatizzare gli aspetti negativi, no? Dalle dipendenze a tutti i problemi, no? Che quotidianamente vediamo, e quindi c'è un mondo migliore che non emerge, o effettivamente la fotografia del momento è abbastanza negativa? Ma parto da una considerazione. Come sempre, l'albero che cade in città fa molto più rumore dell'albero che cade nella foresta. Sì. Ci sono moltissime cose belle, nuove, che stanno nascendo e che vengono fatte. Io vedo costantemente questi ragazzi, ma anche molti che mi capita di seguire a scuola, e hanno delle idee, delle intuizioni, dei desideri grandi. E quindi ci sono moltissime cose belle che sono spesso non viste. Per quanto riguarda gli aspetti che ci preoccupano, tutti gli aspetti negativi, ce ne sono molti, come sempre ci sono stati. Se in questo momento hanno assunto una dimensione grave, preoccupante, è perché forse, mentre prima avevamo delle idee molto chiare su che cosa fosse l'educazione, che cosa fossero un uomo e una donna, cosa fosse la famiglia, cosa fosse la scuola, cosa fosse la politica, e vivevamo dentro questo recinto, e oggi, anche meno male, molte di queste istituzioni così solide si sono sciolte e non si è ancora creato qualche cosa di diverso.
Chiaramente chi è molto più giovane si trova all'interno di questo campo aperto, di questo spazio dove ci sono tante possibilità, ma pochissimi punti fermi dove potersi tenere, dove potersi definire, e inevitabilmente quindi si sta molto male. Esiste il dolore, c'è molto dolore. E non dimentichiamo anche però due cose. La prima è che chiunque vive in questo mondo è sottoposto a degli standard di prestazioni, dover apparire sempre belli, efficienti, funzionali, che sono crudeli. E quindi dovremmo tutti nuovamente riabituarci alla bellezza dell'imperfezione, dell'errore, del tentativo. Senza sbagliare non nasce niente che sia bello. La natura sbaglia costantemente, quella la chiamiamo evoluzione. E ancora di più, oltre a questa tremenda abitudine a non poter sbagliare a pretesa di perfezione, ricordiamoci anche che quello che vediamo fuori lo abbiamo costruito noi che abbiamo qualche anno in più. E che di conseguenza abbiamo molte cose da chiederci. Che tipo di mente avevamo noi che abbiamo prodotto questo mondo qui? E probabilmente molte cose che, e poi finisco, che nel Novecento davamo per scontate, che studiavamo a scuola, se ricordiamo, la letteratura decadente, la letteratura di chi aveva perso il senso del mondo, il nichilismo, la mancanza di senso. Ecco, per chi oggi ha 15 anni, tutte queste cose qui non c'è bisogno di studiarle, sono presenti geneticamente dentro di noi. Cioè fanno parte del modo in cui abbiamo anch'io 35 anni, assorbito il mondo prima, e di conseguenza fanno parte delle basi. C'è chi pensa che la storia finisca qui, anche un po' Umberto Galimberti, per esempio, a volte tende a pensarlo. Mi hai detto nel pensiero. Io, come tanti altri, non riesco a non farmi la domanda successiva. E allora? Cioè, quello non è la fine, quello è il punto di partenza. Dato quello, qual è il passo successivo che possiamo fare? Qual è la nuova nascita a cui andiamo incontro? Torniamo tra poco. Eccola qua, la bellezza della Casa dell'Energia, seconda parte di Nero su Bianco, la fonderia delle idee. Non dimentichiamo mai questo cappello introduttivo, perché rende l'idea non solo del passato, che non dobbiamo dimenticare, ma anche del presente, perché qui l'idea, in queste trasmissioni, no, ci stiamo occupando di tanti problemi e quindi insomma, e anche di tante realtà, e quindi insomma davvero fondiamo le idee. Io direi che possiamo vedere qualche immagine delle attività che la Fondazione Verso, che questa sera è nostra ospite, realizza, e magari le commentiamo, no, Francesca? Sì, sì, questo, dunque, perché poi le cose che i ragazzi decidono di fare sono tantissime. Questo a sinistra, vedete in mano quella fatina con i capelli rosa, è un libretto, un piccolo libro che loro hanno costruito insieme a un artista che li ha aiutati a creare nello scorso Natale dei piccoli libri con le loro mani. E l'aspetto, per esempio, così diciamo un po' artigianale, è uno degli aspetti che noi riusciamo insieme a loro a coltivare, perché lavorare con le mani, ah, poi qui sono accanto a lei che è un artista, noi l'abbiamo scoperta, non c'è stata presentata come artista, ma poi l'abbiamo scoperta, perché l'artigianato, il modo che i ragazzi possono, dunque ci sono artisti come lei che ce l'hanno nel sangue, quindi che sanno creare delle cose molto belle e che scopriremo, le vedremo anche alcune, e altri ragazzi invece che scoprono la bellezza del pasticciare con le mani, perché al di là di quello che fanno fino intorno ai 6-7 anni, i ragazzi poi non utilizzano quasi mai le mani, quindi noi, benché facciamo delle attività diciamo che sono più mentali, intellettuali, anche così, cerchiamo di non dimenticare, perché non lo dimentichiamo tutti insieme, anche il valore di toccare la terra. Abbiamo fatto un piccolo orto urbano, che è veramente una cosa minima, una stupidaggine, ma anche andare a comprare delle piantine, delle cose, metterle lì, anche per ragazzi in cui l'aspetto ludico a volte insomma è un po' tenuto alla distanza, perché gli adolescenti un po' si vergognano di giocare, no? Di pasticciare, di giocare, è un po' un tabù, diventa quasi un tabù. Quando si fa insieme, con questo aspetto di cui parlava prima Elena, cioè senza essere guardati dall'alto in basso, da quello che deve essere il figo della situazione, ma invece proprio quello, il primo che mette le mani in pasta, allora diventa veramente un gioco, una gioia.
E quindi quella era una delle attività che abbiamo fatto. Più spesso ci trovate seduti al tavolo. Cioè, perché? Seduti al tavolo perché noi intanto abbiamo un modo di operare che è questo. Facciamo delle riunioni dello staff in cui si decide tutti insieme quali sono le attività. Questa è una delle attività che avevamo deciso di fare, tra l'altro con la stessa artista che ci aveva aiutato a fare l'attività precedente, che è quella di utilizzare la grafica, almeno i rudimenti della grafica, per prendere appunti o per esprimersi. Quindi lavorare in una maniera che è molto aggiornata, perché per esempio anche nelle aziende, tornando anche al discorso di prima, non fanno solo mindfulness, ma hanno ricavato anche grandi spazi per lavorare con la grafica e anche per lavorare proprio con un impatto, diciamo, visivo molto importante. E quindi noi cerchiamo un po' di andare dietro anche a delle cose che ci sembrano interessanti. Poi ci sono anche altre attività che noi facciamo, che sono quelle proprio di utilizzare, come diceva Marco, ad esempio le serie TV, che vengono a volte demonizzate, salvo poi scoprire che le guardano moltissimo anche gli adulti, come guardano moltissimo. Le registe, non le guardano le tutte insieme. È vero, no? Anzi, il Trono di Spade è fisso. Per Spade. Infatti lui mancava le ultime puntate, è vero, a guardare il Trono di Spade. No, perché il mondo che ci circonda, io non so se siamo alla fine del mondo, ma a me non sembra. A me sembra che le persone, ecco, guardate queste immagini qua, c'erano 107 ragazzi a fare che cosa? Qualche giorno fa, delle audizioni per una serie TV che sta per iniziare tra poco via web, una serie TV che ha avuto un grandissimo successo. Queste audizioni hanno avuto un grandissimo successo perché gli stessi ragazzi che mettono in opera il secondo round, sono i ragazzi che hanno creato un'associazione che si chiama Farrago, hanno fatto una sperimentazione l'anno scorso, quasi per gioco, quasi per scherzo, di una serie TV che ha avuto non so quante migliaia di visualizzazioni. 10.000 visualizzazioni senza pubblicità e in pochi mesi. E sottolineo, i ragazzi hanno uno 17 e l'altro mi sembra 20 anni. Adesso, l'hanno fatta. E ha una serie TV ambientata dentro il Liceo Classico di Arezzo che si intitola Giampi. E chi ha fatto il Liceo Classico sa benissimo quale sia il riferimento. Allora, Giampi, sì. Il famoso riferimento di cui parliamo. Allora, questi ragazzi si sono organizzati con i ragazzi dell'Urban Center dell'Averso, e questi tre sono tra le nostre tre nostre colonne dello staff, vedete, e hanno creato l'opportunità di venire in un bel posto aperto per loro, un progetto quindi che l'Averso ha accolto. Noi facciamo anche questo all'Urban Center, creiamo dei progetti ma molte volte li accogliamo e gli diamo delle gambe, gli diamo uno spazio, gli diamo delle orecchie, gli diamo anche la possibilità di aumentare le loro competenze, cosa che faremo con questi ragazzi. Ci hanno chiesto di organizzare, se possibile, se interessa a loro e ad altri, perché è sempre tutto aperto alla città e gratuito, un corso di social media managing, che a loro serve perché vogliono diventare, qualcuno di loro vuole cominciare a creare una professione. E così, per esempio, è nato uno dei progetti che stiamo per mettere in opera, un corso di social media managing per questi ragazzi. Eccolo lì, lui è il regista, guardate, c'è anche la faccia da regista. Si vede l'espressione. È molto bravo. Molto. Le altre due sono due persone, ragazze dell'Averso, che fanno anche una scuola di teatro. Sono mie allieve, perché io lavoro anche in teatro, e che in quel momento però erano le segretarie di produzione. E quindi questo corso che noi faremo per venire incontro a questa esigenza di questi ragazzi, lo faremo come fondazione e come Urban Center aperto a tutta la città. Questa è un'altra caratteristica, noi teniamo sempre tutto aperto, è sempre tutto libero, aperto ogni giorno, tutto quello che facciamo. Questa secondo me è un po' la chiave, sì. Cioè la ricerca di una didattica alternativa, una didattica inclusiva, cioè chiamare le persone, non è che si fanno le lezioni magistrali con i ragazzi a sedere, ti si dà il voto, se non fai compiti boccia, cioè secondo me, come dicevi prima tu anche Marco, cercare un pochino di rimettersi in pari con i tempi e anche cercare delle formule che piacciono ai ragazzi, perché se tanto una persona non ci mette la passione, dico passione perché dopo dico una cosa importante su Crepè che è stato qui, se non ci metti la passione, secondo me la resa è sicuramente inferiore, grandemente inferiore alle tue potenzialità reali. Quindi un ragazzo che lo fa con passione, che segue un corso con passione e che gli dà anche una chiave di interpretazione e lo arricchisce, se lo fa perché gli piace farlo, sicuramente avrà molta più resa rispetto
a un ragazzo che è costretto a fare quelle cose. Abbiamo detto del nichilismo. Sì. Che eravamo rimasti un po' perplessi, ti ricordi quella sera che c'era Galimberti? Perché? Perché poi Galimberti alcuni ragazzi della Verso gli fecero delle domande. Sì, sì. Qui al bar, tra l'altro. Sì, no, ecco, una cosa che voglio dire. Posso dire una cosa prego. Rispetto a quella serata? Io che io uscì con l'idea di un po' di pessimismo, no? Però voi dovete vedere i ragazzi che dopo... alcuni ragazzi dell'Averso, che dopo la conferenza, che a loro comunque era molto piaciuta, perché un po' di nichilismo nell'adolescenza ci sta proprio bene, secondo me, gli fa riflettere sulla profondità, eccetera, eccetera. Come erano felici di aver avuto una persona così di cuore, aperta e molto positiva invece, dietro le quinte, che li aveva accolti, è stato qui, io penso, quasi un tre quarti d'ora dopo, e questi ragazzi hanno avuto la possibilità, questa volta con questa joint venture, Casa dell'Energia e Urban Center, di colloquiare con una persona veramente notevole, che poi invece a loro, e Biblioteca di Arezzo, assolutamente, deliziosamente esatto, presenti poi, con delle persone, delle donne in gambissima che erano qua a gestire la situazione in modo molto efficace. Però la bellezza poi di avere a tu per tu una persona, no? Quindi quella è stata una delle cose più belle di quella serata per i ragazzi. Sì, ma io credo che lui abbia voluto anche un po' pungolare, no? Cioè ha detto questa cosa del nichilismo, ha detto non c'è alternativa, perché lui ha detto alla fine, gli hanno fatto una domanda, ma qual è l'alternativa? No, non c'è niente, c'è finito niente. Tutto. Sì, sì. E invece poi, secondo me, l'alternativa l'ha data Crepé nell'incontro dopo, cioè la passione. Cioè lui il suo libro, ha presentato qui il suo libro, appunto Passione. Cioè, secondo me l'alternativa al nichilismo è solamente una bomba di passione. Se tu non ci metti più sentimento nelle cose che fai, ma ti scivolano addosso, lui ha illustrato le vite di personaggi abbastanza importanti nel suo libro e ha fatto vedere come la passione, che sia amorosa, che sia una passione che dedichi nel tuo lavoro o nelle tue attività, è la condizione sine qua non per fare un lavoro buono. Insomma, e qui è quello che ci guida, è quello, insomma, è la passione che ci accomuna. È proprio il progetto dell'Urban Center di Casa dell'Energia che è fatto di persone che si alzano la mattina e che hanno tanta passione, insomma, come Arezzo TV anche. E allora Elena, il mondo visto dall'adolescenza com'è? Diciamo che probabilmente se prendessimo un altro ragazzo ti risponderebbe diversamente, sì, da me. Vero. Però io vedo tanto pessimismo non solo da parte dei ragazzi ma anche da parte degli adulti, perché secondo me almeno c'è anche troppa voglia di far diventare pessimista il futuro. Nel senso, è vero, ci sono molte cose che almeno dal mio punto di vista andrebbero migliorate. Si può parlare del sistema scolastico, che può essere un pochino arcaico, se lo vogliamo definire così, però alla fine funziona. Mentre ci sono molte persone che lo classificano come pessimo, un no categorico, e non gli danno neanche il beneficio del dubbio, che alla fine secondo me è importantissimo. Quindi sì, ci sono tante cose negative rispetto alla scuola, ma rispetto anche magari alle conoscenze che si possono fare fra noi ragazzi, perché prima si parlava di social networks. È vero che purtroppo molti ragazzi al giorno d'oggi spendono il tempo a guardare il cellulare, il computer, invece che uscire con i propri amici. Quindi si possono anche ritrovare a sentirsi soli, quando in realtà forse è una condizione che si potrebbe evitare. Anche perché sì, è il paradosso che siamo tutti connessi e siamo tutti più soli, che penso sia anche una citazione di qualcuno, però il concetto rende bene l'idea, no? Cioè possiamo arrivare a chiunque in qualunque momento, cosa che a noi, quando eravamo, dico noi che siamo più verso un'altra fase, da ragazzi, insomma, forse sì, c'erano i primi telefonini, ma insomma non era certo come oggi, però allo stesso tempo c'è questa solitudine a volte, no? Interiore forse più che altro. Sulla scuola volevo appunto sentire, magari dopo la pausa, proprio Marco, tra un attimo.
Di nuovo insieme alla Casa dell'Energia, insieme alla Fondazione Verso, i giovani coinvolti in progetti educativi e formativi. Si è parlato, Marco, no, del mondo della scuola, si diceva prima, no, anche lo diceva Elena, no, una scuola forse troppo arcaica da una parte, però allo stesso tempo che tutto sommato continua a funzionare, perché poi quando si cambiano le cose, magari anni dopo, si ricorda, qua ti ricordi quando le cose funzionavano, perché il rischio del cambiamento è sempre, diciamo, alto, anche se poi tutto è in evoluzione, quindi è chiaro che ci siano anche delle modifiche. È una scuola che in parte anche giustamente, no, cerca di aprirsi al mondo del lavoro, no? Ci sono questi progetti scuola-lavoro, e da una parte sicuramente positivo, dall'altra c'è chi magari lamenta il fatto, no, di una concezione forse già troppo utilitarista, no, dove il lavoro, no, sembra lo scopo principale di una vita. Non so se condividi anche questa critica a un impatto scolastico, no, che magari ha dimenticato altri tipi di nozioni. Ma indubbiamente è una questione complessa, come tutte le domande, le questioni complesse, le risposte semplici esistono ma sono sbagliate. Io penso si possano dire alcune cose. La prima è che la scuola come oggi la conosciamo sta caricandosi del peso di moltissime agenzie educative che un tempo cooperavano con l'educazione. La famiglia, entità intermedie, una volta c'erano in Italia i leggendari oratori, oppure altri circoli sportivi, c'erano tantissime realtà che creavano educazione, e in un momento in cui... Assolutamente sì, creavano relazione, creavano competenze, erano delle palestre sociali dove si poteva imparare e dove si poteva tentare. E ogni luogo dove puoi tentare senza che il fallimento sia terribile è un luogo dove cresci. Questi non ci sono più, e la scuola si fa carico di funzioni da famiglia, da assistente sociale, da psicologo, da tantissimi altri ruoli che non gli competerebbero. E di conseguenza è molto difficile essere oggi a scuola, chiunque ci sia si trova in prima linea, un po' come i soldati della Grande Guerra. Quindi partiamo da questo presupposto. Detto questo, la scuola come oggi l'abbiamo vissuta è comunque frutto ed è stata creata nell'epoca industriale. Tant'è vero che ancora oggi ha proprio un'idea della valutazione, della competenza, un lessico anche militaresco, basta pensare l'appello, la disposizione dei banchi che è fatta a cuneo, che sono molto diverse da un'epoca post-industriale come la nostra, che è fatta di un'economia della conoscenza. Un tempo bisognava massimizzare le informazioni, oggi per esempio il problema sono le troppe informazioni che non sappiamo più discernere e distinguere. Quindi la scuola non ha torto ad essere com'è, ma non ha tutti i torti ad essere in grave difficoltà. Quello che noi possiamo chiedere alla scuola oggi, forse, oltre alla predisposizione, alla trasformazione, ad accogliere cose nuove, è tornare a dei fondamenti che siano diversi dalle discipline, essere meno istruttori e più educatori. Chiedere soprattutto alcune cose ai ragazzi, che sono quelle che io chiederei a Elena ogni giorno e quelle che chiedo a me stesso. Come stai? Che cosa ti fa battere il cuore? Che cosa desideri? E sulla base di quello costruire dei percorsi educativi. Ci sono moltissime buone pratiche, moltissimi esempi di scuole che anche in contesti difficili, partendo proprio dal desiderio, riescono a riattivare dei percorsi educativi. Però appunto è una questione molto complessa che non si può riassumere in poche battute. Tu hai fatto anche questi progetti, no, con i professori, dicevamo prima. Sì, noi come Verso abbiamo creato dei progetti con i professori in cui si cercasse di capire prima di tutto come ci sentiamo, come si sentono a vestire il ruolo di educatore. Quello di educatore e di docente è un ruolo, quindi è un vestito che ci mettiamo indosso e che possiamo o prendere così com'è dai modelli che abbiamo avuto nel passato, che abbiamo assorbito, oppure scegliere di capire come lo vogliamo vestire, quali sono le mie paure come insegnante e come educatore, quali sono i miei desideri, di che cosa temo, che cosa voglio passare, che cosa voglio traghettare di quello che ritengo importante alle vite in crescita, e qual è il mondo in cui loro si trovano a vivere, il mondo che li sta plasmando, come posso mettere in contatto questi due universi. Una delle idee che ci muovono, per esempio, è che i bisogni fondamentali sono gli stessi per tutti noi. Il bisogno di relazione, il bisogno di cura, il bisogno di espressione, il bisogno di relazione, il bisogno di essere amati e di amare. E a livello di bisogni fondamentali tutti noi ci parliamo. Il problema è che poi l'espressione di questi bisogni può essere molto diversa. Noi dobbiamo imparare a capire come si esprimono oggi questi bisogni
e dobbiamo capire come traghettare in forme nuove le vie che noi abbiamo trovato per rispondere a questi bisogni nella nostra vita e quindi l'esperienza che abbiamo maturato. Bellissimo. Io direi che un po' il fiore all'occhiello dell'Urban Center e Casa Energia sono un po' loro, diciamo, la Fondazione Verso. Sono un po' quella longa manus nostra che arriva un po' ad accarezzare i ragazzi, accarezzare i giovani, a cercare di riportarli in un luogo di aggregazione come questo, a cercare di dargli qualcosa di positivo, a togliergli dagli smartphone tutto il giorno, anch'io uso smartphone, però tutti noi. Ovviamente cercare di fargli capire che non è solo quello il modo di relazionare, non è solo quella la strada, tornare un po' anche a quella materialità. Poi tra l'altro mi riallaccio un attimo che qui dal 4 di novembre ci sarà la mostra sulla Grande Guerra, tu prima hai detto, l'hai accennata, fatta in collaborazione proprio con il sindaco che è stato nostro ospite e che ha aperto questo programma. E ci sarà un rifacimento, diciamo, proprio del Piave, per far vedere un po' anche ai ragazzi, diciamo, delle superiori come i loro coetanei nel 1915 partivano per il fronte e la maggior parte delle volte forse anche non tornavano, insomma. Cerchiamo di dargli un po'. Secondo me, se gli dai anche una bella scossa elettrica ogni tanto, cioè si sente bene, ragazzi, no? I ragazzi hanno voglia di avere delle scosse. Molte volte io sono convinta che sono gli adulti che sono un po' timidi e che non si prendono il loro ruolo o se lo prendono da un'altezza irraggiungibile. Invece avere un ruolo anche da adulto, ma stando insieme ai ragazzi, perché siamo tutti nello stesso pianeta, e proporre delle cose sulla memoria, su altro, che però li coinvolga in qualche modo e gli faccia capire la forza anche della vita, in senso positivo, anche in senso più impegnativo, io sono d'accordo, le scosse sono utili, sono utili. E se posso aggiungere, un'altra idea che ci muove è quella di educazione diffusa. Non siamo solo noi a insegnare. Io credo di avere molto da imparare da lei e da tutti gli altri, perché ci sono molte cose che lei sa fare, che lei capisce, che lei mi può raccontare, che io non so, o non so nel modo in cui lei le conosce. Anche hanno tanto da raccontare quei ragazzi della Fondazione Tevenin che saranno da noi il 27 e il 28, perché loro i genitori non ce l'hanno neanche a bordo. Già, insomma. Lì c'è un'altra. Esatto. C'è un altro aspetto, insomma, che è anche quello. Non è che si dice, vabbè, se quelli che stanno peggio di noi, quindi si dice, vabbè, allora un po' mi ristoro in questo. No, ci sono delle persone che veramente, anche qui ad Arezzo, ho detto Fondazione Tevenin, ho detto Istituto Aliotti, perché insomma c'è anche da pensare a questi soggetti qui. E Casa dell'Energia nel 2018 ha, come dire, allungato il suo sguardo verso queste categorie, verso i giovani, con il progetto Esistenze Fragili che abbiamo accennato prima, con questi progetti con la Fondazione e con l'aumentare, diciamo, le vostre attività e integrarvi sempre di più all'interno del nostro palinsesto, perché secondo me è un arricchimento, come diceva Marco, reciproco, no Fabio? Assolutamente. Francesca, vogliamo parlare meglio anche dell'aspetto spirituale, no? Di cui dicevamo prima, e anche come i giovani reagiscono, tra l'altro in un mondo che è sempre più polarizzato, no? C'è sempre un nemico da combattere che ci viene presentato, qualunque esso sia, e che quindi crea continuamente, no, conflitti, ansia, spesso artefatti, no? Onestamente. Verissimo, guarda, secondo me hai conto proprio il punto giusto, cioè questa continua visione di un nemico che è all'esterno, che potrebbe anche essere il nemico è nel futuro non ci sarà lavoro, il futuro è difficile, piuttosto che il nemico che è quello che è di un altro paese, un'altra cultura o altro. La crisi economica, un altro enorme nemico esterno, aiuta a fare una cosa che è quella di tirare tutto fuori da dentro senza neanche accorgersi, cioè, come si dice in gergo più psicologico, a proiettare fuori. Invece la cosa importante è vedere che cosa accade dentro di noi. Molte volte il conflitto che noi sentiamo fuori è un modo molto semplice, banale, per togliere lo sguardo dall'interno. E invece è importante, in una crescita armonica, capire anche dove trovare quiete dentro di noi, anche per non farci influenzare da quei conflitti esterni che ci sembrano incombenti e che magari invece non stanno incombendo nella nostra personale vita.
va a finire che se noi ci mettiamo qui intorno al tavolo e ci diciamo quali sono le cose belle che ci stanno succedendo, le cose belle che stiamo facendo, quelle che un po' stiamo anche scambiando, sono tante, tantissime. Ci accorgiamo forse che siamo meno in ansia di quello che dovremmo essere se dessimo retta a tutti i conflitti che ci sono intorno. Allora, per i ragazzi, ma anche per noi, l'opportunità al più presto, anche per i bambini, di trovare una casa dentro, uno spazio dentro, chiamiamolo spirituale, ma spirituale che cos'è? Quello che ha a che fare con lo spirito. Lo spirito cosa potrebbe essere? Quello spazio dentro di noi, una piccola luce che non è influenzata da quello che accade fuori, ma che è come il pilota automatico delle caldaie, no? Che c'è, che rimane lì. È una luce che rimane e che noi possiamo contattare in ogni momento, soprattutto facendo che cosa? Dando un tempo. Sapete come si fa a entrare in uno spazio meditativo? Soprattutto dando un tempo al nostro corpo di essere ascoltato. In genere si fa con il respiro. Mi accorgo che sto respirando, cosa banale che non ci accorgiamo mai di fare. E questo respiro ci può portare dentro a una quiete della nostra mente, laddove la nostra creatività può essere maggiormente contattata. In un secondo momento, dopo, tra un attimo, tra un minuto, adesso stiamo in quiete e ascoltiamo, alleniamoci a questa calma mentale. Lo scopo è quello di avere una calma interna nella vita quotidiana. All'inizio è un po' come quando si allena un atleta, si va a fare gli allenamenti in modo specifico, a una certa ora, in un certo luogo, ma lo scopo è quello di avere un corpo sano sempre. Così questo, di un allenamento alla calma mentale, non ci deve poi diventare dei monaci laici lontani nel mondo, ma delle persone più consapevoli, più creative e più quiete, persone di qualunque età. Se cominciamo da giovani ce lo portiamo dietro più a lungo tutta la vita, e questo è un vantaggio. Sì, è importantissimo conoscere questo aspetto magari proprio nell'adolescenza, no? Certo, è anche lo scopo quello di andare in mondi paralleli, no? Nel 68 si andavano a cercare in tanti modi, tra cui anche quello però di uno spazio autonomo, da qualunque tipo di situazione esterna, sostanza o altro, lo possiamo fare anche oggi, assolutamente, certo. Tra l'altro è anche così un segno di essere nel presente, perché poi, no, è l'unica epoca sostanzialmente che viviamo veramente. Certo. Spesso invece siamo il momento presente, persi nel passato o nel futuro che ancora non esiste, e quindi la respirazione, anche appunto questa sorta di viaggio nell'interiorità, è proprio un segno di essere qui e ora, no? Come sì, si dice? Nella presenza. Chiedo ad Elena se hai fatto questo tipo di esperienza, diciamo, col mondo spirituale, con la fondazione, oppure. Allora, no. Io dall'anno scorso ho sempre fatto uno dei progetti che sono stati appunto organizzati dall'Averso, che è Autostimami. Allora, già dal nome si può intuire che comunque è una cosa che serve a te, ma che serve anche agli altri, perché cambiare il modo in cui senti te stesso, cambiare anche l'opinione che hai delle tue idee oppure di quello che sei, cambia anche il rapporto che tu puoi avere con gli altri. Te lo dico da persona che è molto molto timida, il fatto di fare teatro o comunque di cercare dentro di me alcuni aspetti che sono positivi oppure alcuni aspetti che mi possono dare più sicurezza ha influito anche molto sulle relazioni e sulle amicizie che posso avere all'esterno. Quindi questo. Un grande aiuto quindi in questo. Sì. Io volevo fare, volevo dire a Galimberti, che tanto sicuramente ci sta guardando. Sicuramente. Ecco, qual è l'antidoto al nichilismo? Tu non ce l'hai dato, ma noi l'abbiamo trovato lo stesso. La formula l'abbiamo. Lui lo sapeva, ma la formula era nascosta in uno di questi sassi della fonderia. Insomma, sì, era qui. Sì. Torniamo tra poco per l'ultima parte. Allora, ultimissima parte qui alla Casa dell'Energia, e Fabio, in conclusione si può dire che, insomma, meno male che la Casa dell'Energia è un luogo dove non succede niente, no? Sì, come qualcuno ha detto. Non si capisce il progetto. Non si capisce il progetto. No, a parte scherzi. Poi io credo che con questo format e soprattutto con questa trasmissione che sta avendo grande successo,
e che è molto apprezzata, si sia capita qual è la mission, insomma. Tanto sulla didattica abbiamo puntato e tanto sui progetti educativi stiamo puntando, con la Fondazione Verso lo facciamo vedere tutti i giorni. E l'ultimo rimane poi De Rita, che verrà qui a novembre, e lui parlerà di una cosa molto bellina, che è il rapporto tra i giovani e il potere, cioè come i regimi totalitari hanno plasmato gli animi degli allora ragazzi e come ovviamente ne hanno soffocato tante volte, oppure anche per qualcuno valorizzato le personalità, insomma. Allora Marco, giusto agganciandomi a questo, no? Perché diciamo il regime totalitario, c'è aria di regime, l'abbiamo sentito dire tante volte, no? E poi credo che per ora non si sia mai verificato, almeno in quella accezione, diciamo, no, storica. Però ogni tanto si dice, no, questa cosa è da regime. Oggi poi anche il coinvolgimento sempre attraverso i social, anche dei giovani, cioè i giovani sono attratti secondo te anche appunto dalla politica, cioè si è parlato molto del rischio dei social, no? Diciamo di coinvolgere in modo sbagliato anche la gioventù, com'è secondo te la situazione? Mi fai domande complessissime. È in 3 minuti, Mario. Esatto. Mettiamola così. Non si può sbagliare. Però la provo in 2 minuti. Sì. Quello che noi chiamiamo politica è una parte infima di quello che è veramente politico. Cioè, nell'antica Grecia politikos non significava il partito politico, era la vita che viviamo assieme, la vita comunitaria. All'interno di una città è politico, è politikos, il modo in cui decidiamo di organizzare le scuole, il modo in cui decidiamo di organizzare il traffico, le sagre, tutto in questo senso è politikos. Ora, io credo che il modo in cui nell'ultimo secolo probabilmente è stata fatta la politica attraverso dei grandi partiti collettori di valori comuni e di idee comuni, in questo momento stia mostrando enormi crepe. Questo non significa che ci sia meno desiderio del politico e di fare politica. Molto probabilmente, se avessi 15 anni oggi e li ho passati, mi sentirei fortemente disinteressato dalla politica così come la vedo, ma per un solo motivo, perché parla di una quantità di cose che sono essenzialmente le cose non essenziali. Ci sono delle discussioni in atto sul futuro, ci sono dei dialoghi in atto che non hanno a che fare con i temi di cui si parla, che sono questioni che fra 60 anni ci parranno totalmente inessenziali, mentre invece le questioni che stanno veramente decidendo il mondo, l'intelligenza artificiale, la struttura che stiamo dando ai nostri rapporti, tutte queste cose qui vengono decise ad un livello che non è quello della discussione pubblica. E forse non è un caso, no? E forse probabilmente non è un caso, non è neanche un complotto, è semplicemente un modo un po' sciatto in cui facciamo le cose, come in certi, mi permetto l'esempio brutto, come in certe relazioni, in certi matrimoni, in cui ad un certo punto ci si sposa, dopo 30 anni si dice: come abbiamo fatto a far andare le cose così? Semplicemente noi le abbiamo lasciate andare da sole. Ecco, in questo senso io credo che se avessi 15 anni oggi e non li ho, mi sentirei molto attratto dalla politica se fossi un luogo dove posso cercare di capire come si sta organizzando la mia vita nelle cose che faccio tutti i giorni. E in questo senso il regime non è tanto fuori, per quanto ci siano brutti segni, di brutti ritorni, che però mi sembra più il desiderio di avere un muro dietro che all'interno di un campo aperto ti fa sentire un po' sicuro di qualcosa che hai già visto. Molto spesso chiamiamo realtà quello che abbiamo già conosciuto e che ci fa sentire tranquilli, il giardino di casa, mentre invece probabilmente il futuro non è il giardino di casa. In questo senso qui credo che appunto avendo 15 anni oggi forse sarebbero altre le questioni di cui vorrei parlare, e nessuno mi sembra che, dimmi se sbaglio, vi stia chiedendo che cosa è veramente importante per voi e di cosa vorreste discutere. È così, Elena? Sì, poi ti dico, almeno per me il rapporto con la politica è quasi inesistente, nel senso, almeno secondo me il fatto che tutti, dai nostri genitori, ma almeno chi conosco io, il 99% delle persone ne parla in una maniera pessimistica, che è reale, lo riconosco anch'io non conoscendo tutti magari i fatti, eccetera, però
non c'è neanche la voglia di interessarsi a una cosa che per tutti è fallimentare, che per tutti non funziona e che nel futuro andrà sempre peggio. Allora, che me ne interessa fare? Preferisco dedicarmi ad altro. Se no si fa come ha fatto Renzi, diceva rottamiamo tutto, poi infatti è stato rottamato lui. Non ci vuole la rottamazione, ci vuole l'integrazione. Anche perché prima tocca a te, cioè prima tocca a voi, poi tocca a te magari, no? Allora, Francesca, c'è un progetto, qualcosa di cui ci, che so, che accadrà a breve o... Ah sì, ne accadranno molte di cose. Abbiamo portato anche delle cartoline dell'ultima ora, che però non potranno essere molto inquadrate, mi rendo conto. Allora, ricomincerà questa cosa che vi dicevo di filosofia in serie. Ci sono continuamente gli appuntamenti di autostima, mi si diventa belli così, se si viene. Questo è Willy De Simpson. Esatto, questo è Willy De Simpson. Ci abbiamo anche questo lavoro sulla calma mentale che vi diceva prima, vi dicevo prima, e che viene tenuto soprattutto da Marco. Questo vengo, si diventa perché così. Bisogna. Oppure questo è l'upgrade, ecco qua, come possono diventare giovani e adulti. Esatto, poi continuano anche altre cose di cui brevemente vi do un annuncio. Continueranno questi incontri con inspiring people, cioè persone che i ragazzi e anche io e Marco e anche altri ritengono importanti per quello che hanno da dire, ma soprattutto che hanno vissuto una vita interessante e che può essere di ispirazione, perché gli adulti devono ispirare, basta con questo nichilismo, lasciamolo a chi è giovane, che è un po' nichilista, deve anche essere, perché la vita delle volte non sembra quello che dare quello che promette, però ci devono anche essere tanti adulti che danno invece una spinta positiva verso il futuro. Ci sarà poi anche una festa, ecco, questa forse è interessante, dove io mi asterrò perché sarà fatta soprattutto da adolescenti. Marco forse un quarto d'ora ce lo terranno dentro. Anzi, forse. Ti avverto, sarà sabato 10 di novembre. Mica mi spaccate tutto. Non lo so, perché io e niente te andremo senza carrelli, senza nei palloni. Ragazzi, allora, che state organizzando la festa del 10, ricordatevi, niente palloni, niente carrelli, però tanta musica, quello musica, che so. Attenzione però, la municipale dopo... No, noi saremo molto molto carini, gentili e aperti a tutti, perciò venite pure alle nostre feste. Va bene, dai, invitiamo anche Fabio. Casomai lo tengo io in cortile, ragazzi. Tra le cose che accadranno, un'altra persona interessante che viene a trovarci a fine di novembre sarà con noi una persona che lavora nell'antimafia della Lombardia e ci racconterà, ci aiuterà a capire che cosa sono le infiltrazioni mafiose, come funzionano nel territorio, ma anche che cosa si sta facendo per superarle. Avrete modo nella pagina Facebook sia di Casa dell'Energia, ecco, diciamo, sia dell'Urban Center Creativity. Esatto, esatto. Noi abbiamo una pagina Facebook di cui Marco è responsabile insieme ai ragazzi. Sì, siamo tutti un po' irresponsabili, perché sapete che quando la responsabilità è condivisa diventa quasi irresponsabile. Esatto. Però abbiamo una pagina Facebook che spesso viene anche così, in cui vengono postate le cose anche comune con la Casa dell'Energia, e lì trovate comunque tutto quello che occorre per essere aggiornati. E siamo anche su Instagram, perciò potete trovare tutte le età a cui mi rivolgo, sanno come utilizzare questi apparati social, e quindi la Casa delle Energie, la Fondazione Verso, che ha anche un sito, e l'Urban Center Creativity Lab, lo trovate senz'altro a vostro piacimento. E poi siamo qua tutti i giorni dalle 15 alle 18 aperti. Quindi almeno anche un ragazzo che volesse così vedere quello deve che fate, venire può, qua deve passate venire. Dalle 15 alle 18 siamo sempre aperti, e poi in genere siamo aperti anche prima e anche dopo. Calchiamo la mano su questo, perché non sono solamente corsi o eventi, questo è prevalentemente uno spazio aperto. Ci sono due divani comodissimi su cui si può sostare con calma, con gentilezza. Il wifi gratuito, come dice Marco, c'è il wifi gratuito. Grazie davvero alla Fondazione Verso, è stata una bellissima puntata, perché i temi sono stati veramente belli, da servizio pubblico, dai, direi, locale, stiamo nel piccolo. Grazie davvero, ci vediamo la prossima settimana, dove invece parleremo di politica, perché avremo la senatrice Tiziana Nisini, che è il personaggio del mese, che ogni mese chiamiamo, facciamo un uno contro tutti, più o meno. Ci vediamo venerdì prossimo. Grazie. Grazie.